Bentornate nella mia cucina, torno con una nuova ricetta, diciamo le ultime estive, quindi voglio proporvi una bavarese ai lamponi e vaniglia su una base di marchesa al cacao. Poi sono andata a decorare con un po' di colorante vegetale spray per dare l'effetto velluto e qualche lampone fresco messo di lato durante la realizzazione della nostra bavarese. Partiamo dalla marchise. La marchise è una base morbida, molto simile ad un pan di Spagna, però la differenza è che viene creata con grazie all'unione di albumi, fecola, zucchero e cacao, quindi è un po' diverso rispetto alla classica preparazione del pan di Spagna, anche perché non ha lievito e quindi è una base che resterà bassa, quindi ottima per andare a fare da base ad una torta fredda, quindi ad una bavarese. Dopo questo andiamo a cuocerla. Per cuocerla ci vogliono una decina di minuti sui 200 gradi circa e poi la teniamo da parte. Seguiamo la preparazione della bavarese. Anche qui dobbiamo capire come andare a stratificare il nostro dolce. Se abbiamo uno stampo in cui bisogna partire dal top, ovvero dalla cima, bisognerà andare prima a mettere la bavarese e poi la base. Invece, se abbiamo uno stampo in cui, come quelli ad anello, dobbiamo mettere alla base la marchise, poi la bavarese sopra e poi andiamo a mettere in congelatore, al contrario bisogna partire dalla marchise. Per preparare la bavarese il procedimento è sempre il solito, quindi dobbiamo partire dalla crema inglese. Una volta pronta la crema inglese, andremo a questo punto a tritare i nostri lamponi. Andiamo a filtrarli per eliminare i semini che potrebbero restare. Poi siamo pronti per montare la panna. La panna per una bavarese, come ricordo, va semi montata. Una volta pronta, uniamo la polpa di lamponi e poi uniamo il tutto alla crema inglese quando questa sarà arrivata sui 27-28 gradi. A questo punto, nel mio caso, ho stratificato partendo dal basso, quindi ho messo la base di marchise, poi sopra la bavarese, pronta per essere messa in congelatore per 12 ore. Poi è molto semplice, basterà tirarla fuori il giorno successivo, decorarla e lasciata 4-5 ore in frigo, poi siamo pronti per servirla e sarà bella morbida e cremosa. Vediamo come prepararla. Vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo per la prossima ricetta.